quindi mi sento di dire che il PD non esiste come partito, cioè il PD è appunto un luogo, un contenitore di supporto alla leadership, che non è un male. Io penso che il leader forte ci debba essere se si devono prendere decisioni, però è un fatto importante. Così come il Movimento 5 Stelle e ancora i suoi militanti e i suoi deputati siano una struttura al servizio della diarchia Grillo-Casaleggio. L'intervista di Casaleggio al Fatto Quotidiano, cioè i complimenti a quel giornale, è stata a mio parere di poche settimane fa, mi sembra, è stata dirimente, estremamente significativa. A questo proposito, quando Casaleggio dice, parlando delle espulsioni, io stesso ho giudicato peraltro del tutto fisiologiche, ma questi qui, ma chi si credono d'essere? Non sono dei Churchill, non sono dei De Gaulle, questi sono dei semplici portavoce delle persone capitate lì che rappresentano i cittadini, non si montassero la testa perché poi tornano a casa. È un passaggio, quello nell'intervista, dove si capisce davvero l'uno vale uno, cioè si capisce, ma si capisce anche come siamo in presenza di due partiti, perché sono due partiti assolutamente leaderistici. Allora cosa c'entra questo con la comunicazione? C'entra perché la comunicazione è diventata ancora di più in questa fase, ovviamente preelettorale, siamo in piena campagna elettorale, quindi tutto quello che si osserva viene esponenzialmente accentuato per taluni versi, è diventata una comunicazione che possiamo chiamare populista in senso tecnico, e mi riferisco alla comunicazione, non ai partiti. Il PD non è un partito populista, mentre il Movimento 5 Stelle ha alcuni aspetti di una forza populista, ma la comunicazione seduttiva e populista che caratterizza nello stesso modo Renzi e Grillo e in parte anche Berlusconi. Perché? Pensiamo alla parabola di Grillo. Guardate che Grillo è partito dalla cancellazione dell'intervista Sky, ricorderete prima delle elezioni, ero lì pronta a scrivere il pezzo, intervista cancellata, ma per lei non ce n'era bisogno, non ne aveva bisogno, aveva già riempito le piazze e andava bene così, quindi il rifiuto di parlare con la stampa, poi la non partecipazione ai talk show. Una volta io ho partecipato a un talk show e c'era un importante rappresentante del Movimento 5 Stelle, seguito da un suo assistente che è preoccupatissimo che parlassimo in tre contemporaneamente, ma fortemente preoccupato. Siamo passati alla colonizzazione della TV, perché da mattina a sera, quindi la regola è completamente cambiata, prima non ci serve la TV perché riusciamo a far passare il nostro messaggio in un certo modo, adesso colonizzazione della TV, da mattina a sera ci sono parlamentari del Movimento 5 Stelle nei talk show eccetera. Poi Grillo, negazione dell'intervista Sky, l'intervista come uomo mascherato, ricorderete, che un po' prendeva in giro, tutto sommato, i giornalisti, l'intervista buonista a Mentana, dove mostra un volto molto meno aggressivo di quello che siamo abituati a conoscere, e infine l'intervista con l'abbraccio alla giornalista, abbastanza, diciamo, inconsueta, ecco, immaginiamo un Andreotti o un Prodi o anche un Berlusconi che abbraccia una giornalista e quindi c'è sempre questo tentativo e fa le battute eccetera al mare, in spiaggia, sempre un tentativo di marcare la discontinuità. Quindi il Movimento 5 Stelle ha preso possesso dei media tradizionali insieme ai nuovi media, e lo fa perché ha capito che in questo caso l'uso dei media è strumentale, ovviamente, a far passare il proprio messaggio. E addirittura stanno anche attentissimi alla parte di dice. Io ho letto dichiarazioni infinite sul fatto che i dati dell'Osservatorio di Pavia dicono che il PD è più presente nel Movimento 5 Stelle, quindi dobbiamo esserci ancora di più. Per cui un uso delle regole che non ci scandalizza, ma che prima si dice una cosa, poi si dice un'altra cosa, perché l'importante è arrivare allo scopo, cioè quello di parlare direttamente al cittadino, e in questo caso vanno bene anche i vecchi media. Pensiamo a Renzi. Renzi con i tweet, con le slide, e l'ultima cosa che ho trovato ieri davvero impressionante, la letterina ai 3 milioni e mezzo, un po' meno, insomma, di dipendenti pubblici.
andatela a vedere, perché è una lettera che ha un carattere, appunto, poi mi dirà, insomma, è certamente non formale, cioè un carattere che assomiglia molto alla calligrafia fatta a mano, quindi estremamente informale, per cui è del tutto evidente il tentativo anche di Renzi di arrivare direttamente al singolo destinatario, al dipendente, al cittadino, alla casalinga, all'operaio, scavallando completamente appunto i sindacati, i giornalisti, le istituzioni. Per cui due leader fortissimi, e sono fortunati entrambi, sia il Movimento 5 Stelle che il PD. Il PD ha una fortuna spacciata ad avere uno come Renzi che può giocare sullo stesso terreno di Grillo. E quindi questo